Buon pomeriggio, buon sabato anche dal telegiornale. Apriamo con la cronaca con i 10 kg di marijuana che i poliziotti hanno trovato in due valigie da un uomo che stava scendendo da un bus in stazione. È sceso da un autobus in stazione con due vistose valigie. Notata la pattuglia della Polizia di Stato, ha iniziato a temporeggiare guardandosi intorno in modo tutt'altro che normale. A quel punto gli agenti hanno deciso di fermarlo per un controllo e all'interno di uno dei due grossi bagagli hanno trovato circa 10 kg di marijuana ben impacchettata sottovuoto. L'uomo è quindi stato arrestato e trasferito a Canton Mombello a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dopo la convalida del fermo, la procura ha chiesto e ottenuto gli arresti domiciliari. Negli ultimi 3 giorni, gli equipaggi della questura hanno mantenuto altissima l'attenzione sull'area della stazione. Sono state sottoposte a controllo circa 200 persone e 45 veicoli. 5 individui sono stati denunciati poiché risultati irregolari e 2 sono stati accompagnati al centro di permanenza per i rimpatri di Milano. Ieri il prologo Lombardia Carne, che ha aperto questa mattina, anche se verrà poi inaugurata domani mattina alle 9:30, alla presenza di tutte le autorità con il taglio del nastro. Ieri dicevamo il prologo con un convegno di Coldiretti sulle fake news e sull'inquinamento zootecnico. Oggi si sfatano un po' di fake news. Nel settore dell'agricoltura purtroppo ne girano tante di fake news, ma paradossalmente queste fake news che riguardano le emissioni in atmosfera, l'inquinamento in generale, l'utilizzo degli antibiotici, l'utilizzo degli ormoni, il benessere animale, sono invece i nostri punti di forza. E qui sta a noi fare una comunicazione che sia corretta ed andare a far capire quanto invece il nostro settore sia un settore buono, un settore virtuoso, un settore che produce un prodotto che tutto il mondo ci invidia. La zootecnia produce soprattutto metano, che ha un potere riscaldante, diciamo piuttosto forte. Ma a differenza dell'anidride carbonica, il metano in atmosfera si ossida e quindi sparisce. Ha una vita media di 10 anni. Questo vuol dire che il metano non si accumula in atmosfera, mentre l'anidride carbonica è un problema enorme perché anche se noi calassimo le emissioni, quelle emissioni si aggiungerebbero a tutte quelle che già ci sono. Nel metano questo non succede. Per emissioni costanti il potere riscaldante rimane uguale. Quindi è semplicemente non è vero che la zootecnia contribuisce al riscaldamento globale ed è una novità molto importante, che è stata riconosciuta anche dalla FAO a settembre dell'anno scorso. Il weekend di Lombardia Carne quindi è iniziato questa mattina, dicevamo domani mattina alle 9:30 l'inaugurazione ufficiale, la presenza di tutte le autorità con il taglio del nastro. Sentiamo il sindaco. Sindaco, 133 anni di Lombardia Carne e ogni anno ci si inventa qualcosa, quest'anno cosa avete inventato? Non è che dobbiamo inventarci molto, in realtà io ho preso questa fiera e l'ho, come dire, accompagnata verso un'evoluzione che è per forza di cose nelle corde, nel senso che comunque il mercato agricolo non è più quello di tanti anni fa, ma il mercato agricolo, comunque gli agricoltori e gli allevatori rappresentano ancora un ruolo importante, non soltanto dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista sociale. I nostri agricoltori mantengono la terra e ce la consegnano e la consegneranno alle future generazioni così come l'hanno presa. Quindi Lombardia Carne, prima di essere una fiera, è un fatto culturale, è la nostra identità e la Lombardia Carne è un pezzo del nostro DNA. Siamo molto soddisfatti, molto felici di arrivare a questa edizione. Lombardia Carne è una fiera che noi ci teniamo in modo particolare, una fiera che apre delle vetrine fondamentali nel nostro settore. Sto parlando come presidente dei ristoratori di Rovato. Quindi rappresento la parte gastronomica, diciamo, del paese. Io in modo particolare ci tengo tantissimo perché abbiamo dei prodotti fondamentali e di nicchia, diciamo, nel territorio di Rovato. Il manzo all'olio. Il manzo all'olio è il nostro piatto forte e quindi in questi giorni lo vedrete ovunque girare nel nostro paese. E stavo appunto dicendo che Lombardia Carne rappresenta una vetrina perché apre tanti eventi. Noi facciamo ad aprile e a novembre il mese del manzo all'olio e troverete questi piatti a un prezzo convenzionale nei nostri ristoranti. In più abbiamo in programma Rovato sotto le stelle, che è una cena di gala che si terrà qui al convento dell'Annunciata. Poi abbiamo il chilometro del manzo all'olio, che diciamo che è già più edizioni che lo facciamo, in una cornice eccezionale, che sono gli spalti di Rovato, dove abbiamo appena fatto come amministrazione
amministrazione il ponte, un fantastico ponte che collega il mercato, diciamo, al centro di Rovato. Voltiamo pagina, cambiamo completamente argomento, parliamo dei morti sul lavoro e dell'iniziativa di una sorta di patente a punti per le aziende. Ogni anno, secondo l'Osservatorio Vega, sono oltre 1000 le vittime sul lavoro e sono più di 4600 le vittime registrate dal 2020 al 2023. La patente a punti per i datori di lavoro è un provvedimento ideato e approvato dal Ministero del Lavoro in nome di una nuova forma di sicurezza, ha dichiarato Vega. Un gesto politico eclatante, ma accanto a questo ve ne sono altri, già promessi, la cui attuazione stiamo aspettando da anni. Uno di questi, proseguono, è il tanto atteso nuovo accordo Stato-Regioni sulla regolamentazione della formazione per la sicurezza sul lavoro, fondamento imprescindibile per tutelare i lavoratori. Questo accordo avrebbe dovuto essere già approvato nel 2022, ma ad oggi non se ne hanno notizie. La patente a punti inizierà ad essere concretizzata già dal prossimo ottobre, ma non sarà uno strumento infortunistico immediato. Se anche entrasse in vigore il 1° di ottobre e il giorno stesso si dovesse verificare un infortunio in un'azienda, spiega l'Osservatorio, sappiate che la decurtazione dei punti non sarebbe un iter così rapido, ci vorrebbe infatti una sentenza penale o civile. Parliamo quindi di ben più di qualche anno. Intanto l'impresa continuerebbe a lavorare. Proroga da parte del Comune di Brescia e anche della Regione tramite l'ATS delle CRA, queste strutture che ospitano anziani, sono delle residenze appunto per anziani, è una sperimentazione che c'è solo a Brescia, particolarmente che ha dato ottimi risultati, ora viene prorogata per altri 5 anni. Sono comunità residenziali per anziani, un esperimento che dura da tempo, che avviene solo su Brescia e che consente di allargare il numero degli ospiti dentro queste comunità che ospitano persone che hanno qualche difficoltà ma sono ancora autonome. È una graduazione degli interventi che consente di andare oltre le 12 unità che sono previste nel sistema più stabile in Lombardia, che è quello che si chiama delle casa, i CRA, queste comunità residenziali per anziani, sono 4 e funzionano da tempo e raccolgono insieme 85 persone. La sperimentazione ha lo scopo di rendere nota alla Regione Lombardia la positività di un servizio che ancora la Regione non ha disciplinato e che è un servizio che ha maggiore sostenibilità economica rispetto ad esempio alle case che sono più piccole, per fare in modo che poi la Regione disciplini in maniera definitiva queste unità di offerta sociali e quindi le renda presenti nel sistema regionale. Quando diventerà quindi integrato? Generalmente i cicli di sperimentazione delle unità di offerta sociali vanno di triennio in triennio, qui andremmo già oltre, quindi speriamo che questo sia un po' il giro definitivo. C'è anche molto movimento dei gestori in questo senso, perché pur mantenendo una dimensione comunitaria e domestica, però qualche numero in più rende più gestibili queste strutture. Tanti sono gli appuntamenti di questo weekend, abbiamo parlato ad esempio di Lombardia Carne, ma ce ne sono tanti che trovate sul nostro giornale online. Vi porto avanti però di una settimana, esattamente perché il prossimo weekend ci sarà invece il ritorno di una manifestazione che è molto apprezzata dai bresciani, ovvero un Corso Zanardelli ricoperto di cioccolato. Il profumo e il sapore del cioccolato tornano a Brescia per un weekend all'insegna della dolcezza. Stiamo parlando di Cioccolato sul Corso, il tradizionale evento artigianale di Corso Zanardelli dedicato al cioccolato d'autore. L'appuntamento per la mostra mercato del 2024, organizzata dal Comune e da ACAI, è sabato 23 e si concluderà domenica 24 marzo. 12 stand ospiteranno altrettanti maestri cioccolatieri provenienti da diverse regioni d'Italia. Il corso e le vie adiacenti saranno animati con degustazioni e intrattenimento e tutti i maestri cioccolatieri ACAI saranno a disposizione del pubblico per spiegare i segreti della lavorazione, la provenienza delle materie prime, la caratteristica dei diversi tipi di cioccolato e soprattutto le modalità di degustazione. Per concludere in bellezza, durante la manifestazione in Corso Zanardelli e le vie adiacenti saranno animate da una golosa festa, mentre uno scultore di cioccolato omaggerà la città con una creazione. È previsto il taglio del nastro alle presenze delle autorità con una simpatica barretta gigante di cioccolato. Parliamo di weekend, questo weekend che stiamo vivendo da un punto di vista meteorologico, perché insomma è un bel assaggio di primavera, temperature decisamente gradevoli, arriveremo ai 20 gradi. Bentrovati da Nico Schiodetto al TG di 3B, partiamo dal satellite, possiamo notare
L'alta pressione è ancora sul Mediterraneo, ma le perturbazioni da ovest, quelle atlantiche che scorrono dalle isole britanniche verso l'Europa centrale, abbasseranno il flusso umido nella giornata di sabato. Andiamo difatti a vedere una giornata di sabato che vedrà un lieve cedimento all'alta pressione con questo fronte che transiterà il centro-sud, nuvole e anche qualche rapida pioggia sulle regioni centro-meridionali nel corso del pomeriggio. Meglio invece al nord-ovest, più protetto l'alta pressione. Poi comunque domenica ritornerà via via l'alta pressione, sarà una bella giornata in generale quasi dappertutto su un po' tutta Italia. E osserviamo le temperature perché sarà una giornata di sabato con valori in media, a parte l'angolo nord-occidentale con punte quasi di 20 gradi tra Milano e Torino. Domenica invece sopra media su quasi tutto il territorio, centro-nord, Sardegna, addirittura qui 20 gradi quasi, 20 o quasi. Solamente l'estremo sud sarà in media con un range mediamente tra i 14 e i 17 gradi. Ulteriori dettagli e approfondimenti scaricando l'app di Trebi Meteo. Siamo allo sport, tra poco il Brescia scende in campo al Rigamonte alle 14 contro il Catanzaro. Maran ha parlato così ieri di questa sfida che attende oggi i giocatori e le rondinelle. Noi sappiamo che questa è una partita importante, questo sì, ma non perché affrontiamo il Catanzaro che è la canzone che si sta davanti, ma perché per una serie di cose, che per come siamo arrivati a questa partita. Noi ci siamo conquistati la possibilità di giocare su questa partita. E conquistarsi questo un merito, questa gara, significa aver svoltato in maniera netta, ma in un percorso che era invece in salita. E siamo partiti con un obiettivo che per noi è ben chiaro, e al di là dei punti che abbiamo, di chi si sta davanti e chi si sta dietro, e andiamo avanti per la nostra strada senza guardare altre cose. E sappiamo che è una partita importante, non determinata, ma una partita importante per il nostro percorso, perché darebbe un valore maggiore a tutto quanto di buono abbiamo fatto fino ad ora, sia in termini di risultati, ma soprattutto in termini di prestazione e di interpretazione delle partite. È una squadra che fa molto possesso, soprattutto nella propria metà campo, perché guardando le percentuali del loro per cui gioca molto con il portiere, può essere che qualche volta andremo a vuoto, gireremo un po' a vuoto, bisogna avere la pazienza giusta per non andare a farci prendere dell'ansia, per andare a prendere la palla. Invece noi dovremmo fare le cose stando corti, cercando di essere squadra sempre in ogni circostanza, senza farci prendere la frenesia di voler incidere sulla partita in maniera magari troppo istintiva, ecco. Dicevamo, alle 14 il Brescia scende in campo a Rigamonti, alle 13.30 c'è diretta stadio. Nonostante la sconfitta e l'amarezza per il KO subito a Parma, si torna subito in campo. Quando, Valentina? Noi vogliamo riscattarci, ma soprattutto vogliamo tornare ad esultare insieme a voi, quindi vi diamo appuntamento a sabato a partire dalle 13.30 per Brescia-Catanzaro, non mancate! E allora vi aspettiamo ancora una volta con Diretta Stadio, la trasmissione che vi porta nel cuore delle partite, qui su Live TV, non mancate, Forza Brescia! Tra poco alle 13.30, quindi rimanete con noi, parliamo anche di basket perché domani torna in campo la Germania. Sicuramente troveremo una squadra diversa da quella che abbiamo affrontato all'andata, perché nell'ultimo periodo sono sicuramente una delle squadre più in forma e con grande fiducia, visti i risultati conseguiti, avendo battuto una squadra come Bologna in casa e avendo avuto la capacità di andare a vincere sul difficile campo di Venezia. Sono reduci dal cambio dell'allenatore e con l'arrivo di Jefferson sicuramente hanno ritrovato un grande bilanciamento e ristabilito gerarchia all'interno della squadra. È un campo difficile, noi lo sappiamo anche per esperienza personale, non è mai facile andare a vincere a Sassari, e in questo momento soprattutto loro avranno non solo la motivazione di provare a raggiungere i playoff, ma sono spinti dall'idea che hanno già battuto due prime della classe e proveranno a continuare il loro percorso. Siamo tutti al completo, abbiamo voglia di provare a vedere se abbiamo definitivamente tolto la ruggine che avevamo
in qualche ingranaggio, e quindi credo non ci sia partita migliore di quella di Sassari, appunto per avere un test di altissimo livello. Mi fermo qui con questa edizione del nostro telegiornale, vi ricordo che tutte le notizie invece non si fermano, continuano ad aggiornarsi sul nostro giornale online, livebrescia.tv, sul quale trovate come sempre anche la diretta del nostro canale 181 del Digitale Terrestre, 181, nelle province di Brescia, Cremona, Lodi e Sondrio. Notizie in aggiornamento costante sul vostro telefonino, scaricando l'app di Live da Apple Store, da Google Play, è gratuita, sui nostri canali Telegram o WhatsApp e ovviamente sui nostri profili Instagram e Facebook. Rimanete con noi, tra poco, diretta stadio dalle 13.30, noi se volete ci vediamo alle 19.00, buon pomeriggio.